A parte il fatto che dire state a casa senza commenti, senza glosse a una nazione in cui ci sono, stando all'Istat, 9 milioni di poveri, vuol dire che perlomeno 9 milioni stanno in case, diciamo così, poco confortevoli. C'è un po' comodo dirlo poco dalle comodo. Case come la mia e come quindi, la sua. Quindi diciamo. È veramente uno slogan odioso, odioso. Tutti a casa. Ma cosa tutti a casa? Tutti fuori, tutto all'aperto, che casa? La casa ci sto se ci voglio stare. Quindi, ma all'aperto c'è il virus, è chiaro che in una situazione di questo genere devo ascoltare gli scienziati che mi dicono che è meglio stare a casa piuttosto che in giro, eccetera, devo fare, poi ne parleremo eventualmente, tutte le attenzioni del mondo. Ma no, meglio dire tutti a casa, che bello stare a casa, come alcuni hanno delirato fuori. Non è affatto bello stare a casa coatti. Noi siamo animali politici, diceva quel tale. Cioè, che abitano la città, abitano l'agorà, siamo animali sociali, mica possiamo stare chiusi in gabbia per mesi, vero? Ci dà di volta il cervello. Ma sono stati trattati anche un po' da bambini scemi gli italiani, cioè questi, per esempio questi annunci a ripetizione, piccole ma cose. Certamente sì, sono d'accordo con lei. La comunicazione di questa faccenda, invece di essere sobria, dire, guardate amici, volete stare bene, volete non correre rischi di ammalarvi, quindi è meglio che stiate a casa, tranquilli, è una scelta vostra, di farla passare come una scelta mia, se me l'avessero posta così io sarei stato a casa per conto mio, però vado in cerca di ammalarmi, ma questa cosa qui di dover, cioè state a casa, e se esci, queste scene incredibili, ho visto la televisione, quello che faceva il jogging solo nella spiaggia completamente deserta e un elicottero che lo segue. Ci abbiamo forse donato l'immagine degli elicotteri? È un elicottero che li segue, i droni, gli elicotteri, ma viva Dio! La colpa di portare il cane a fare la pipì io non credo che possa essere, chiedo conferma modestamente a bassa voce ai miei amici e colleghi scienziati che hanno svolto, medici in particolare, uno straordinario lavoro, ma non credo che possa essere dannoso se a distanza di 100 metri in una strada con questo bel tempo, con questo sole, con quest'aria pulitissima. Io consiglierei alle mamme di uscire con i propri bambini a fargli prendere quest'aria Attenzione, meravigliosa. Lei sta consigliando di uscire. Ma scusi un momento, con quest'aria meravigliosa, a distanza di 100 metri. I medici dicono no. Io vorrei che venisse un medico a dirmi che da solo sul Naviglio dove abito, dove non c'è nessuno, se faccio jogging la mattina ho qualche rischio di infettarmi. O di infettare. Però l'han detto no, jogging. Ma lo si capisce questo, perché se tutti lo fanno a distanza di gomito è il pericolo. E allora ho capito, ma dillo così, dillo, bada, non posso lasciare te, perché se lascio te lascio tutti. Ma non questa comunicazione ossessiva, martellante, obbligante, invece di far leva su quello che è un normale senso tuo di responsabilità e di dovere. Mi chiamano amici imprenditori ogni momento raccontandomi che non ce la possono fare andare avanti così con le attività chiuse ancora per un mese, due mesi. Non ce la possono fare, anche perché le loro fatture non vengono più pagate, nessuno più paga. E tra un po', continuando così, non ci saranno neppure i soldi per pagare le pensioni e gli stipendi degli statali.